E vediamo anche la cerimonia di inaugurazione della piazza Gorgona Marina di Pisa, presente anche l'assessore al turismo del comune Pesciatini, che ha voluto dare così il suo benvenuto. Vediamo il servizio. Il litorale pisano cambia volto, inaugurata Piazza Gorgona, lo abbiamo già visto nei nostri servizi del telegiornale. La grande attrazione, possiamo dire così, della piazza è la fontanina, fontanina che è stata subito utilizzata dalle persone per rinfrescarsi, dalle persone che sono venute ad assistere qui al taglio del nastro e anche dall'assessore Pesciatini che ha la delega al litorale. Ad inaugurare praticamente questa fontanina l'assessore Paolo Pesciatini, insomma, si è un po' rinfrescato. È un giorno di festa per tutti quanti, quindi è stato un atto che ritengo dovuto. E il turismo del resto passa anche attraverso le riqualificazioni delle piazze così importanti per la nostra storia e per la nostra città. Quindi oggi è un momento di festa e il turismo, ricordo, lambisce tutto, i servizi, l'accoglienza ovviamente, la riqualificazione delle aree, delle zone e il decoro urbano. Ecco, credo che questa amministrazione comunale si sia fortemente impegnata per riqualificare la nostra città e il nostro litorale, proprio per dimostrare quanta accoglienza e quanta ospitalità la cittadinanza pisana è in grado di dare. E vi ricordo che potremo vedere uno speciale appunto su questa inaugurazione di Piazza Gorgona questo martedì dopo i telegiornali, quindi alle 15:10 circa e la sera alle 21:10.